Tutti, eh, abbiamo visto la pericope precedente che si parlava dell'imminente discesa eh, dell'esercito assiro ecco, che calando a sud si dirigeva verso la Giudea, verso Gerusalemme e la pericope precedente ci dice eh, come doveva come avrebbe dovuto reagire il popolo a questo pericolo a questa catastrofe imminente ecco, invece che eh, come abbiamo visto cercare le alleanze con l'egitto ecco, portando dei donativi eh, Doveva abbandonarsi alla parola di Dio, parola di Dio che viene scritta su una tavoletta da Isaia e probabilmente viene messa in un posto in cui tutti la possono leggere. E, e l'atteggiamento ecco, di fede, perché Dio aveva già predetto che non ci sarebbe stata una sconfitta definitiva, la presa di Gerusalemme. E quindi il profeta eh, dice, Dio attraverso il profeta dice «Nella conversione e nella quiete sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente la vostra forza». E inizia la, la pericope di oggi, con una promessa di grazia, di conferma eh, delle parole di Dio. Dice, sì, popolo di Sion che abiti in Gerusalemme, davvero non dovrai più piangere, certo ti farà grazia Dio sottinteso alla voce del tuo grido, appena udrà ti darà la risposta. E... E quindi c'è un oracolo di, di incoraggiamento, di consolazione, eh, come ce ne sono tanti nel, nel libro di Isaia. E Dio assicura che ascolterà la voce del grido del popolo impaurito ma appena udrà questa voce darà una risposta e lo vedremo verso i capitoli 35-36 quando ci viene raccontato il fatto storico. Ecco, poi eh, continua e dice: "Il Signore vi darà il pane dell'afflizione e l'acqua dell'oppressione. Tuttavia non si terrà più nascosto il tuo maestro". I tuoi occhi vedranno il tuo maestro, i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te. Questa è la strada, percorretela, casomai andate andiate a destra o a sinistra. C'è anche una promessa, come vedremo, molto importante. Però il Signore dice che darà, siamo in poesia, e quindi... La descrizione dell'assedio è descritta in modo poetico. E dice vi darà il pane dell'afflizione e l'acqua dell'oppressione. Perché? Perché l'assedio, come vedremo, durerà a lungo e mancherà l'acqua, mancherà il cibo e la situazione del popolo sarà di grande debolezza, tanto che ci dirà poi il testo di Isaia successivo che le donne eh, che devono partorire non hanno la forza di partorire perché loro, manca loro l'energia. Dio li farà arrivare a questo, fino a questo punto, però poi... Appena udrà ti darà una risposta, ecco c'è una risposta al grido, ci sarà una risposta al grido del popolo, è un intervento divino, come vedremo. Poi però c'è anche una promessa che eh, va, eh, va al di là di questi avvenimenti storici imminenti, cioè l'invasione a Sira, e dice. Mm, Tuttavia non si terrà più nascosto il tuo maestro, i tuoi occhi vedranno il tuo maestro. Allora chi è il maestro? È un personaggio, ecco, un personaggio che deve venire. E questo maestro dice questa è la via, questa è la strada, percorretemi, percorretela. Allora vedete che come fa sempre... Isaia nelle sue visioni, ma anche tutti gli altri profeti, c'è una specie di, di zoom eh, di cinepresa con lo zoom dove mh, si inquadra eh, da vicino, ma anche da lontano. Con lo zoom si può guardare molto lontano, e girare un film o scattare una fotografia anche lontano o di un particolare molto lontano, questo è il caso. Il Maestro è il Messia, ecco, non ci sarà solo la salvezza dall'esercito assiro di Sennacherib, ma c'è già qui una promessa, poi vedremo il testo successivo, lo conferma, di un Maestro, ecco, <ride> e parla del Messia. Se noi andiamo a vedere i Vangeli, eh, I discepoli chiamavano in greco, eh, bene il greco dei Vangeli, Didascale, maestro. Eh, ad esempio possiamo leggere Matteo 19,16, e con Tale, gli si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? Lo, lo chiama maestro il Messia. Il Messia è il maestro, maestro di vita, maestro di dottrina. Questo termine è usatissimo nel Nuovo Testamento. Sono, credo, 59 voci, ma riferite a Gesù saranno un po' di meno, circa una, una cinquantina. E, e quindi non si può sbagliare ecco, questa profezia ci parla del messia, ci parla di Gesù della venuta di un personaggio che ancora non c'è. Certo c'è il profeta, ma non si può chiamare maestro ancora. Eh, il maestro è quello che ti insegna eh, a vivere, ti insegna la nuova dottrina. Ecco, e sappiamo dall'Antico Testamento che eh, eh, il, il Messia doveva dire anche cose nuove rispetto a quelle antiche, lo dice anche la Samaritana quando parla con Gesù al posto di Giacobbe. E poi c'è una strada, questa è la strada percorretela, ammonisce il profeta, anche il termine strada o via, derech in ebraico o dos in greco, è un tema, una parola chiave molto importante perché la troviamo sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Il Messia era colui che doveva insegnare la via, ma come? C'era già la legge di Mosè. Sì, ma insegnerà anche la legge di Mosè, però ci dirà anche altre cose, la via che poi è la via verso il regno dei cieli. Ad esempio prendiamo il Salmo 2, eh, salmo messianico eh, eh, tra i più importanti, e dice "Baciate il figlio perché non sia diri e voi non perdiate la via». Il figlio è il Messia nel Salmo 2. E dice "Baciate", vabbè, qua apro una piccola parentesi... <ride> Baciare per gli antichi voleva dire anche onorare, però era, non era come l'idolo, mandavi il bacio all'idolo, mandavano i baci agli idoli gli antichi. E qui c'è qualcosa di più, si chiama figlio e poi è come quando si bacia un bambino, la tenerezza che, che accompagna il bacio dato a un bambino. E, e quindi c'è anche una dimensione tutta nuova con Dio eh, questo poi lo vedremo nel Nuovo Testamento eh, però eh, si può anche adirare questo figlio se perderemo la via ecco, leggiamo un altro passo, Isaia 35,8 che ci parla anche lui di una via, di una strada dice ci sarà... Una strada appianata e la chiameranno via santa. Nessun impuro la percorrerà e gli stolti non vi si aggireranno. Allora che cos'è una strada fisica? No, <ride> è una strada, è una via esistenziale. Perché dopo dice che gli stolti non vi si aggireranno, cioè la percorreranno solo i saggi, eh, sono i saggi che camminano per questa via esistenziale. Chiaro che la via è una metafora, è il cammino, ma lo spiegheremo alla fine eh, che cosa vuol dire questo, però eh, il termine via e, e il termine maestro identificano sicuramente... Sicuramente il re Messia, che noi sappiamo che è Gesù, Gesù di Nazareth. Poi eh, il profeta ci fa vedere l'effetto di questa, di questa dottrina del Messia, di questa via, di questa strada. Dice... Eh, Considererai cose immonde le tue immagini ricoperte d'argento, i rivestimenti d'oro delle tue immagini fuse getterai via come un panno mestruato, fuori tu dirai loro. Ecco, e... allora che cosa comporta l'arrivo la... di questo maestro? di questo messia che il popolo abbandonerà l'idolatria perché l'idolatria si era inserita tantissimo nel regno del nord che viene poi deportato le dieci tribù del nord israele del nord però si era radicato il culto idolatrico anche in Giuda e lo, vedremo, lo vediamo nella storia biblica. Ecco, quando si arriva alla deportazione, eh, il castigo della deportazione viene proprio perché il popolo di Giuda, eh, non delle altre tribù, la, la tribù fedele, cosiddetta, eh, si era data all'idolatria. Eh, bruciavano i loro figli a Molek, eh, ai re stranieri. E, e tutte queste cose saranno considerate come un panno mestruato. Io ho tradotto letteralmente, altre, eh, altre, altre eh, traduzioni tra, traducono impuro eh, No, è il, è il panno della mestruata che per la legge di Mosè era una cosa immonda e eh, non si poteva avvicinarsi alla donna mestruata finché aveva il ciclo. Ecco, quindi era considerata una, una cosa immonda. È chiaro che però qui il panno mestruato è la cosa immonda che è l'idolatria, è riferito all'idolatria. Viene usato questo termine in, term in senso metaforico. E poi c'è questa. Questa scelta ecco, del, della via del maestro e tutte le altre cose gli si dirà fuori, fuori, dirai loro. Ecco, questo è l'effetto della, della venuta del maestro, del Messia. E poi nella parte finale ci sono degli accenni escatologici. Eh, tipici delle profezie eh, che, sono, che sono narrati eh, per stupire l'uditorio, ecco, eh, di, pro, di prosperità eh, anche agricola, di pace. Ecco, ma è chiaro che il Messia porterà qualcosa di più, comunque lo leggiamo. Allora egli concederà la pioggia per il seme che avrai seminato nel terreno, il pane, prodotto della terra, sarà abbondante e sostanzioso. In quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un pascolo spazioso. I buoi e gli asini che lavorano la terra mangeranno foraggio scelto, ventilato con la pala e con il vaglio. Su ogni monte, su ogni colle elevato scorre scorreranno rivi e torrenti d'acqua nel giorno della grande strage quando cadranno le torri. C'è una tipica profe profezia messianica, possiamo vedere anche il Salmo 72 che parla, che, che, che vengono riprese anche dal Signore. Eh, il Signore quando era in Samaria con i suoi discepoli nel Vangelo di Giovanni, dice: Non vendete i campi che già biondeggiano perché i samaritani si erano convertiti. E Gesù riprende queste, queste metafore agricole, rurali, queste metafore così di prosperità e le riferisce a uomini, è chiaro che a Dio gli interessano gli uomini. Certo, ci sarà anche eh, va bene anche pregare per la pioggia, per la salute degli animali, ma non è questo, il Signore ci vuol dare molto di più. Quindi qui eh, c'è una visione paradisiaca che Stupisce l'uditorio come anche in, altre, in altri oracoli profetici che quando si descrivono i tempi messianici si dicono queste cose per, eh, per annunciare che sarà un regno di pace e di prosperità. Quindi, la semina che, che sarà abbondante, il bestiame che sarà sano e avrà molto pascolo. E, i boi e gli asini che mangeranno foraggio scelto e, e, e su ogni monte scorreranno rivi e torrenti d'acqua. Ecco, e, Però c'è nel giorno della grande strage. Che cosa vuol dire? Ecco, qui eh, lo zoom del, del profeta va ancora più lontano. Perché si parla qui di una grande strage, di, di una battaglia escatologica. Un, secondo me ha ragione un, un commentatore ebraico, Amos Hacham, che dice che si tratta della, dello scontro escatologico di Gog e Magog contro il popolo di Israele. Che è, è una. È un, è un fatto che accadrà proprio alla fine della, della storia umana, quando anche Israele sarà entrato alla fede in Gesù. Eh, infatti, è un, è questa battaglia scatologica, questo scontro scatologico, che sarà vinto ancora una volta eh, da Dio stesso, senza colpo ferire senza uso di eserciti, viene raccontato ai capitoli 38 e 39 di Ezechiele, ma stiamo attenti anche al capitolo 20 dell'Apocalisse. Ecco, quindi vediamo come le, le profezie eh, de, degli antichi profeti hanno questo sguardo che vede le cose imminenti, che vede le cose un po' più lontane, cioè ad esempio le profezie messianiche, ma che vede anche l'escatologia. Escatologia vuol dire le cose ultime. E lo vediamo subito dopo. E... Quando cadranno le torri? Ecco, le torri erano i bastioni eh, di vedetta dell'esercito nemico. Eh, e poi dice, vedete che si va nell'escatologia alle cose ultime, eh, dice, la luce della luna sarà come la luce del sole e la luce del sole sarà sette volte più forte, come la luce di sette giorni. Quando Yahweh facerà la piaga del suo popolo e sanerà la piaga fatta dalle sue percosse. Ecco. Questa profezia è ripresa. Anche nell'Apocalisse, cioè nel libro della rivelazione, si dovrebbe dire, si chiama il libro della rivelazione, non lo, chiamo, lo chiamiamo l'Apocalisse, traslitterando il greco, però non capiamo cosa vuol dire, e interpretiamo in modo, in modo sbagliato. E vediamo come ehm, l'Apocalisse riprende questo passaggio del Sole che sarà molto più forte, come la luce di sette giorni e la luce sarà della luna sarà forte come quella del sole. Eh, L'Apocalisse lo, lo riprende in diversi luoghi, questo, questo motivo. Possiamo leggere ad esempio Apocalisse 22.5, dice, non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. E regneranno nei secoli dei secoli. Ecco, vedete che eh, le profezie convergono. Isaia aveva la vista breve, ma anche la vista lunga, come abbiamo detto tante volte, con, questa, con questo zoom, ecco, perché è Dio che parla e Dio ha in mente tutto il suo progetto per tutta la storia umana, fin da, da, dal principio fino alla fine. Quindi il popolo viene gratificato eh, dalla parola di, del profeta di Isaia con delle, con de, delle promesse eh, meravigliose. Ecco, e, e alla fine c'è eh, una parola molto significativa. Quando accadrà queste cose? Quando accadranno? Quando Yahvé fascerà la piaga del suo popolo e sanerà la piaga fatta dalle sue, dalle sue percosse. Ecco qua eh, siamo sempre nel modo di fare di Dio, che fa la piaga e la fascia, eh, ci dice eh, la Bibbia in diversi luoghi. E... La piaga del suo popolo eh, probabilmente è il peccato ecco, per cui è stato percosso, eh, per cui è stato castigato da Dio. Dio castiga ma poi perdona e fascia le ferite e consola. Questo ci dice Isaia, eh, sono tantissimi, abbiamo già detto, gli oracoli di consolazione nel libro di Isaia. Specialmente dal capitolo 40 in poi, ma li vediamo già qua. Ecco, è sempre il profeta, e anche qui ci sono oracoli di consolazione, di ammonizione, di castigo. Ma anche il castigo viene per il bene: Dio è fatto così. Ecco, mentre noi castighiamo e ci vendichiamo, con una, con, distruggendo completamente per avere vendetta. E Dio invece castiga per recuperare il suo popolo e pur per fasciare la, per la ferita, per fasciare la piaga fatta dalle sue percosse. Ecco, questo è il modo di fare di Dio, che noi, noi cristiani eh, dobbiamo imitare il modo di fare di Dio. Siate perfetti, dice Gesù. Come perfetto il Padre vostro, quindi dobbiamo imitarlo anche in questo modo di fare. Eh, non usare la vendetta, quella, quella vendetta terribile che usano gli uomini, che è distruttiva, è omicida, ma indubbiamente il rimprovero e poi la consolazione. Questo è quello che dobbiamo fare noi, e dire la verità senza aver paura. E se questa verità eh, dà fastidio eh, dobbiamo anche incoraggiare dobbiamo anche consolare ecco, se uno non l'accetta però almeno tu gliel'hai detto eh, hai fatto la sentinella eh, e gli hai dato un aiuto anche facendo una critica e una correzione prendo solo <coughs> uno spunto perché la Bibbia ci parla di una via e non di una dottrina? E volevo spiegare questo perché è molto importante. Anche ho visto tantissime traduzioni, quasi tutte, quando nel Nuovo Testamento si parla di via, o dos in greco, traducono dottrina, no? È sbagliato. Ad esempio San Paolo dice io... Ho perseguitato questa via quando perseguitavo i cristiani. La chiama la via, non la dottrina. E che differenza c'è tra via e dottrina? <ride> la via perché c'è una differenza abissale tra la sapienza ebraica, ebraico-cristiana, e la sapienza degli altri popoli. Il sapiente greco o romano o latino, non lo so, anche gli antichi, erano, anche noi occidentali, eh, parliamo di sapienza quando uno sa molte cose, quando ha una, una, una mente didascalica, quando ha una grande memoria, quando sa sempre citare tutto a memoria, quando eh, conosce... Tantissime cose, tanti concetti, eh, così. Eh. Per la mentalità, eh, per il pensiero biblico e eh, giudaico-cristiano, non è tutto diverso. Ecco, la chiama via quella del Messia, perché è una via esistenziale, cioè la saggezza non è eh, attribuita a sapere molte cose, a stupire l'uditorio per la grande conoscenza, ma è una sapienza della vita, è una sapienza della prassi, c'è una grande differenza. Allora si chiama via e non dottrina. Certo c'è anche una dottrina cristiana, è anche giusto, eh, la Bibbia ce la riporta, eh, abbiamo i Vangeli, le lettere, eccetera. Però poi la cosa più importante è metterli in pratica e quindi questa è la via e questa è la saggezza. Giobbe eh, diceva allontanarsi dal peccato, questo è saggezza. Giobbe ecco, era geniale, in due parole ci spiega tutto, ci spiega questa differenza. E allora si tratta di una via e noi seguiamo una dottrina, sì. Una dottrina vivente, una via vivente che è Gesù. Noi seguiamo Gesù. Ecco, il cristiano ha una via vivente ed eterna che ci propone, e noi dobbiamo seguire Lui. E quindi, eh, questo termine via è importantissimo perché attribuita a Gesù, vuol dire che dobbiamo leggere il Vangelo. Ecco, ascoltare attentamente tutte le parole di Gesù, quello che faceva, quello che diceva, il suo comportamento, le sue risposte, la sua dottrina, ecco, questo per noi è la saggezza, la vera saggezza, che è una saggezza esistenziale. Ad esempio, la via, la via si, si, si percorre camminando il passo che cosa rappresenta? Siamo sempre su una via, tutti. E ogni passo indica una direzione che dobbiamo prendere, una soluzione di un problema eh, della nostra vita, come, come superarlo e come, come agire per, in accordo con il Vangelo. E quindi è, è implicito che ci sia una buona conoscenza del Vangelo per noi cristiani, eh, delle parole di Gesù, di quello che ha fatto, di quello che ha detto. Perché i Vangeli mettono... In grande risalto spendono molti molti capitoli sulla passione del Signore perché è lì che Gesù ha messo in pratica la sua dottrina, l'ha predicata ma l'ha anche vissuta fino alla, fino alla morte e alla morte di croce. E quindi i Vangeli indugiano molto sulla passione, ne parlano in modo molto diffuso. Sono tanti i capitoli che parlano degli ultimi giorni di Gesù, della sua morte, della sua passione. Perché, come ho già detto prima, per il pensiero ebraico-giudaico-cristiano, eh, ecco, la sapienza è una sapienza della prassi, del comportamento. Ecco, eh, e poi, soprattutto, l'ultima cosa che volevo dire, questa conoscenza del Signore che abbiamo attraverso le sacre scritture, prima di Dio nell'Antico Testamento e poi anche di Gesù, ma è la stessa cosa, perché erano uno, eh, i due erano uno, come ci dice San Giovanni nel Vangelo ecco ci dobbiamo conoscerlo per ottenere il dono del discernimento ecco ho detto prima che il cammino ci presenta tante problematiche tante decisioni anche a volte decisive per la nostra vita e, e, e senza il discernimento eh, un discernimento cristiano possiamo fare tanti errori e cadere nel peccato, nell'errore, fare tanti sbagli. Ecco, e quindi il discernimento, eh, coso? discernere vuol dire dividere, scartare ciò che è male ed eleggere ciò che è bene. Ecco, gli antichi monaci cercavano questa facoltà del discernimento, che è proprio il... Il lume che, che guida e che deve guidare la vita cristiana, ecco, lampada per i miei passi e la tua parola, luce sul mio cammino, dice il Salmo 119, ce la dice lunga, ecco della connessione che c'è tra la parola di Dio e. Il nostro cammino esistenziale, perché abbiamo un cammino esistenziale che ci deve portare alla vita eterna. Il Signore ci ha promesso questo, ci ha promesso tutto, di più non si, può promet non si poteva promettere: più della vita eterna non c'è niente. E, e quindi concludo ecco, leggendo un passo di San Paolo della lettera ai Romani che è importante, molto importante, che ci parla appunto del discernimento e del rinnovamento della nostra mente, metanoia, eh, dice il greco, cambiamento della mente. Noi traduciamo eh, conversione, ma vuol dire il, il mutamento della mente, del nostro modo di pensare. E San Pietro ci dice, convertitevi, cambiate vita. La conversione deve portare l'uomo a cambiare vita. E San Paolo al capitolo 12, all'inizio del capitolo 12 della lettera ai Romani, ci dice, vi esorto dunque fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. La vita cristiana è un'offerta, come, come Gesù si è offerto completamente per noi, anche noi dobbiamo camminare in questa linea. Poi però dice, non conformatevi alla con mentalità di questo secolo ma trasfigurate rinnovando la vostra mente per poter discernere, vedete qua il discernimento, la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Allora c'è un cambiamento di mentalità e poi un rinnovamento della mente. Eh, per poter arrivare al discernimento, quella facoltà del discernimento di cui ho parlato prima, che era l'obiettivo ecco, di tantissimi monaci antichi, ecco, ma oltre agli altri obiettivi, era un dono spirituale che lo Spirito Santo forma progressivamente in noi, ecco, attraverso, eh, la e attraverso la preghiera, attraverso la la lettura della parola di Dio attraverso la riflessione, attraverso l'invocazione frequente dello Spirito Santo, ecco, in, in questo modo si, si forma in noi una mente nuova e si forma la facoltà del discernimento, di sapere ciò che è buono, ciò che è retto, ciò che è gradito a Dio. Pace bene a tutti e buona giornata.